Ciao a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Eccoci qua alla sera del 31 gennaio, il mercato si è concluso da poco più di un'ora e mezza. Voi probabilmente questo video però lo vedrete già martedì, quindi buon martedì a tutti. Siamo qui oggi a fare chiaramente il video riguardante il calciomercato di riparazione del Cagliari, il punto sul calciomercato di riparazione del Cagliari, un mercato che è stato intenso, è stato molto molto interessante, che ci ha visti, se vogliamo, anche un po' protagonisti, almeno alla vigilia ci vedeva protagonisti. Poi alla realtà dei fatti, diciamo che qualche colpo all'inizio, ok, però poi piano piano siamo andati a scendere sull'anonimato. Un mercato che ci vedeva protagonisti perché chiaramente la posizione di classifica è quella che è, il Cagliari doveva puntellare la rosa. Doveva cedere qualche esubero, doveva soprattutto puntellare la rosa in certi ruoli del campo, soprattutto la difesa. Difesa che è stata completamente rivoluzionata dopo anche le parole di Capozzuca, famosissime post Cagliari Udinese, era già preannunciata, diciamo, una rivoluzione, almeno in difesa. In toto nella squadra, però non c'è stata tutta questa grande rivoluzione, ma era anche complicato da fare perché chiaramente le casse del Cagliari, le condizioni economiche di questo Cagliari sono veramente complicate in questo momento, quindi era anche difficile trovare opportunità, trovare giocatori che fossero propensi a venire a Cagliari per una cifra molto bassa o addirittura a zero. Cioè, era un mercato di opportunità questo, come lo è sempre il mercato di gennaio, perché difficilmente arrivano operazioni clamorose in pieno stile Dusan Vlahovic, Fiorentina Juventus, insomma, per parlarsi chiaro. Perciò non ci si poteva aspettare tutta questa grande rivoluzione, secondo me, sia per motivi economici che per motivi proprio del periodo. Le rivoluzioni le vediamo soprattutto in estate. Perciò chiaramente non c'è da ritenersi soddisfatti al 100%, ma bisogna, insomma, un po' arrangiarsi, ok? Questo è quello che voglio dire. Adesso andiamo ad analizzare un po' acquisti e cessioni e cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Partiamo dalle cessioni, che è ciò che sinceramente c'è di positivo, c'è più di positivo. Perché alla fine degli acquisti, insomma, c'è poco da dire. Allora, le cessioni sono Godin, Caceres, Oliva, Faragò e Ladinetti. È arrivato praticamente sul gong la cessione in prestito fino alla fine della stagione di Riccardo Ladinetti. Mi voglio soffermare proprio sugli ultimi due. Tra l'altro io ho già fatto dei video sulla situazione Godin, su Caceres, su Oliva e su Faragò, che vi invito magari a rivedervi in caso ve li foste persi, ve li lascio magari qua sotto. Tutti i video singoli delle varie trattative. Mi soffermerei più che altro sugli ultimi due, su Faragò e Ladinetti, due calciatori che io sinceramente non avrei ceduto per motivi diversi. Ladinetti è unico nel suo ruolo, ragazzi, in questo momento l'unico regista che, se vogliamo, è anche un po' adattato, perché forse Grassi non è un regista al 100%, è l'unico giocatore che abbiamo in questo momento in quel reparto di campo, senza contare Strootman, che è ancora un calciatore un po' un punto interrogativo, visto che non sappiamo ancora quando tornerà. Si stava dicendo di un possibile recupero intorno ai primi di febbraio, però insomma è da capire quanto Strootman sia attendibile, anche perché dovrà, penso, fare un percorso di riatletizzazione, di recupero proprio fisico, quindi alla fine di concreto c'è poco in quel ruolo. Per questo io non avrei ceduto alla Dinetti, che anche lui, ragazzi, non ha chiaramente tutta questa grande condizione fisica e soprattutto questa grande qualità, quantità. È un calciatore che era uno dei migliori prospetti, soprattutto del 2019-2020, Cagliari più o meno di quegli anni, e poi per diversi problemi, anche per la cessione poi in prestito ad Olbia, non è riuscito ad essere mai al 100% del Cagliari, insomma, soprattutto non è riuscito mai a prendersi la titolarità e non è riuscito mai lui a prendersi il Cagliari.
Peccato perché non gli danno mai l'opportunità al 100%. Io personalmente l'avrei tenuto. Si sarebbe giocato le sue carte, dietro Grassi, avrebbe fatto qualche presenza e piano piano sarebbe riuscito forse anche a ritagliarsi uno spazio importante in squadra. Purtroppo torna ad Olbia, ennesimo forse giovane che rischiamo veramente di bruciare tanto. Io aspettiamo con ansia questo nuovo Carboni che tanto diciamo. Ragazzi, Carboni è arrivato dalla primavera, l'abbiamo inserito in squadra dopo quanto? Un paio di giorni che era arrivata, che era tornata la Serie A post-Covid, l'abbiamo lanciato, pam, ed è andato. Poi sì, ci ha avuto i suoi bassi, ha avuto anche lui i suoi problemi, Covid, è stato fuori, però poi si è rilanciato, ragazzi. È gente che ha voglia di giocare, sono giovani, facciamoli giocare un po'. Io non lo so, diamogli fiducia. Per quanto riguarda Farago, invece, il discorso è diverso. Farago è un calciatore che avrei tenuto per chiaramente la sua utilità. Giocatore che è capace di giocare esterno, mezzala, interno, terzino, difensore, sa fare un po' tutto Farago. È difficile, no? Liberarsi di questi calciatori che in un campionato lungo ti possono tornare utili, considerando che adesso con tutti i problemi che abbiamo tra Covid, infortuni, eccetera, eccetera, un giocatore come Farago ti torna utile, ragazzi, ti torna utile come? Senza contare poi che il Cagliari in quel ruolo adesso c'ha pochissima gente, c'ha veramente poca gente. Farago io l'avrei tenuto in pacco. Invece non ho nulla da dire, anche perché mi sono già espresso in merito su Godin, Cáceres e Oliva, ragazzi. Cessioni che andavano fatte e non aggiungo altro. L'unico appunto che voglio fare su queste cessioni è che non ci abbiamo guadagnato praticamente nulla, ok? Proprio dal punto di vista del ricavo. Cioè sì, ci siamo tolti l'ingaggio di calciatori che prendevano un sacco, perché Godin e Cáceres prendevano veramente uno sproposito, però a livello proprio di operazione di mercato non ci sono stati soldi, ok? Forse da Cáceres qualcosa è arrivato, non sappiamo nei dettagli, però da Godin e da Oliva non è arrivato niente perché si sono svincolati. Anzi, li abbiamo pagato noi la rescissione contrattuale, quindi questo è un peccato. Passando agli acquisti. Passando agli acquisti, ragazzi, abbiamo chiaramente Lovato in prestito semestrale fino alla fine della stagione dall'Atalanta. Goldaniga a titolo definitivo dal Sassuolo. Baselli a titolo definitivo dal Torino. Gagliano e Luvumbo che ritornano dai prestiti rispettivamente di Avellino e Como. Allora, partiamo proprio da questi due, da questi ultimi due, anche perché sugli altri mi sono già espresso in merito. Due giocatori che rientrano alla base, ma che difficilmente vedremo all'opera ormai. Gagliano è tornato soprattutto per sostituire, se vogliamo, Keita, che è partito per la Coppa d'Africa. Ci serviva un giocatore che in qualche modo sostituisse un po', che facesse la panchina, insomma, a Pavoletti, Joao Pedro, questa gente. Però il problema, ragazzi, è che adesso Keita tornerà a breve. Il Senegal sta andando benissimo, tra l'altro, in Coppa d'Africa, sono in semifinale. Keita è finito in panchina dal nulla, però comunque sta andando bene il Senegal, quindi dai. Gagliano difficilmente lo vedremo titolare, o comunque difficilmente lo vedremo in campo. Ha fatto sì qualche minuto con la Fiorentina, ha giocato in Coppa Italia col Sassuolo, ma ragazzi, ma quando mai lo vedremo Gagliano titolare? Quando tornerà soprattutto Keita, che c'è Joao Pedro, c'è Pavoletti, c'è Pereiro. È complicato, insomma. L'altro è Luvumbo, un'altra operazione di mercato che è stata fatta perché? Perché è stata fatta? Luvumbo non giocava al Como, a differenza di Gagliano che invece giocava all'Avellino, anzi aveva anche segnato qualche gol. Luvumbo non aveva mai toccato il campo praticamente con il Como, ha fatto mi pare due o tre presenze. È tornato qua alla base perché? Perché forse c'era un mezzo interessamento dalla Serie C o da qualche squadra portoghese, mi pare. Alla fine però non si è fatto nulla. E adesso ci ritroviamo un calciatore veramente inutile in rosa che probabilmente finirà in primavera. Spero e mi auguro che finirà in primavera perché è l'unico modo che abbiamo di liberarci di Luvumbo. Gli altri tre acquisti chiaramente li approvo tutti quanti. Lovato, Goldani, Baselli, mi sono già espresso in merito. Tre acquisti che ci servivano. Il problema, ragazzi, è che non è sufficiente. Non è sufficiente il reparto, la parte degli acquisti. Non è sufficiente. Manca almeno un centrocampista.
che doveva arrivare per forza. Manca un centrocampista, una mezzala che riuscisse, ecco, a sostituire o comunque dare ricambio. E manca anche una punta. Manca una punta soprattutto di livello, perché noi non ci possiamo appellare a Gagliano. Non possiamo pensare di dare sulle spalle un ruolo importante come quello della punta, se vogliamo, anche più o meno titolare, perché ragazzi, deve essere un titolare quello che avremmo dovuto prendere al fianco di João Pedro. Per questo gli acquisti sono insufficienti. Si è parlato tanto di Bonazzoli, si è parlato di Lapadula, si è parlato di mezza Serie A, ragazzi, non è arrivato mezzo, non è arrivato mezzo. Cioè, Serie A e Serie B, tra l'altro, si è parlato di qualunque attaccante, si è parlato, alla fine si era parlato anche di questo Marcos Paulo, attaccante dell'Atletico Madrid in prestito al Famalicao, in Portogallo, alla fine non è arrivato manco lui. Io rimango un po' perplesso, sinceramente, perché adesso in attacco è dura. Sì, i numeri ci sono, cioè il numero c'è, il numero di calciatori c'è, almeno un numero sufficiente. Il problema è la qualità dei calciatori che abbiamo, perché se Pavoletti, João Pedro e Keita vanno bene, Pereiro ok, non è una punta, insomma è difficile collocarlo come punta, ma se di questi tre attaccanti che ho nominato, quindi João, Pavo e Keita, due sono fuori, cosa che ci è capitata spesso e che ci capiterà a Bergamo con l'Atalanta, molto probabilmente perché saremo soltanto con Pavoletti. Noi cosa vogliamo fare? Cioè, ragazzi, serviva una punta. Una punta anche in prestito. Un giocatore che ti servisse. Un'operazione simile a quella che hai fatto con Lovato, per esempio. Prestito semestrale. È finito. Io non so. Potevi prendere chiunque, anche dalla Serie B. C'era un Lapadula che io sinceramente non approvo tantissimo. Perché insomma, Lapadula non è che sia tutto granché, ma l'avrei preso. Un giocatore che comunque in Serie A ha saputo di saperci. Ci sa stare. Quindi, questo è ingiustificabile. Poi gli altri acquisti, ok, sono buoni. Perché Lovato, Goldaniga vanno bene. Ma anche in difesa si è parlato tanto di Izzo. Questo tira e molla di Armando Izzo, sì, Armando Izzo, no. Prima diceva di no perché non voleva venire. Poi è arrivato Lovato, Goldaniga, eravamo a posto con la difesa, Izzo ha detto sì al Cagliari. Ma sai, ci prendi per il culo pure tu. Cioè, nel senso, poi si è parlato di una possibile cessione di Cepitelli al Parma per far spazio a Izzo, tutto questo negli ultimi 2 giorni di mercato. Cioè, ragazzi, il tempo va scandito per bene. Non possiamo pensare di arrivare all'ultimo sempre. Anche a mercato estivo. Abbiamo chiuso un sacco di operazioni negli ultimi giorni. Keita, Caceres, così, senza pensare veramente a quello che serviva davvero alla squadra. Il mercato di gennaio non è facile, come ho detto all'inizio, ma bisogna ragionare con la testa, bisogna pensare prima cosa fare, bisogna capire cosa vuole il mister e soprattutto accontentarlo, perché se Mazzarri, se questo mercato un minimo ci ha salvato, perché comunque Lovato, Goldaniga, Baselli, soprattutto i primi due che ho nominato, sono subito entrati molto bene nel gruppo, stanno facendo bene. E anche grazie a Mazzarri, che probabilmente gli ha chiesti lui questi calciatori. Così come ha chiesto probabilmente la cessione di Faragò, Ladinetti, Oliva, forse sbagliando. Al mio modo di vedere sbagliando. Perché adesso sei senza molti giocatori lì in mezzo al campo. Non lo so, e poi anche tutte queste trattative che si sono delineate, Petrovic dallo Stella Rossa, Ibiza dalle Young Boys, tutti questi calciatori che si sono accostati al Cagliari, che sembravano anche già tutto fatto, ragazzi, sembrava già tutto fatto, alla fine non si è fatto niente. E poi, chiaramente, una delle telenovele più grandi di questo mondo, più o meno ai livelli di Beautiful, Aitan Nandez. Nandez, Inter, Torino, Milan, Roma e Juventus. È proprio la Juventus che probabilmente è la squadra che ci è arrivata più vicino ad accasarsi l'uruguaiano.
Juventus che nell'ultima, anche la Juventus che nell'ultima, praticamente, negli ultimi giorni di mercato ha fatto un sacco di operazioni, ha preso Vlahovic, ha ceduto Bentancur e Kulusevski al Tottenham. Era pronta per prendersi Nandez anche dopo anche l'acquisto di Zaccaria dal Mönchengladbach. Alla fine la Juventus non ha fatto nulla per via chiaramente delle richieste del Cagliari che sono alte, ma anche per a quanto pare l'agente di Nathan Nandez che ha spinto per l'obbligo di riscatto per a quanto pare dei motivi soprattutto di commissioni, ragazzi, di commissioni. Cioè, non si è fatto nulla per Nandez semplicemente perché l'agente del calciatore è un montato. Non fatemi dire brutte cose, non fatemeli dire. Ma è un montato, ragazzi. Ma è un montato gigantesco. Cioè, non si è fatta. Nandez Juventus, secondo me, non si è fatta veramente per così. Per così. Qui in mezzo c'è il procuratore di Nandez. È questo il grande dilemma, perché secondo me la Juventus ci sarebbe riuscita a superare queste divergenze, insomma, queste mancanze con il Cagliari, perché alla fine la Juve ci ha riguadagnato, no? Ah, ok, ha speso 75 milioni per Vlahovic, ne ha ripresi 19, mi sembra, con Bentancur, ne ha ripresi altri con Kulusevski. I soldi ce li aveva Fernandez, ragazzi, i soldi ce li aveva, e come? Il problema non è la Juventus, il problema è la gente e anche il Cagliari, che alla fine hanno puntato sull'obbligo di riscatto. La Juventus soffriva ancora a diritto. Forse anche questa cosa si poteva colmare in qualche modo. Alla fine anche il Cagliari forse aveva aperto anche al diritto, a quanto pare. Quindi non si sa. Cioè, è un'operazione che probabilmente si farà a giugno, a luglio. Nandez, raga, dovrebbe andare via. Cioè, è dall'estate scorsa che deve andare via. Alla fine rimane sempre qua. A sto punto ce lo teniamo, ma in che condizioni ce lo teniamo, Nandez? Speriamo, ecco, che tutto questo non lo destabilizzi. E niente. Se devo dare un voto, ragazzi, le cessioni sono da 6 e mezzo. Gli acquisti da 5. Gli acquisti sono da 5 perché sono incompleto. La squadra è incompleta. La famosa rivoluzione è incompleta. Ok? Fatemi sapere cosa ne pensate. Io non so che altro dire. Io penso che ci possiamo salutare qui. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa pensate di tutte queste vicende, insomma, che circolano intorno al Cagliari. Io vi saluto. Forza, cast do sempre. E ciao ciao.